splendida realtà del Mirtetto, a Santuario della Madonna del Mirtetto, dove davvero un clima bellissimo, si sente anche dalla gioia dei ragazzi. Ci hanno accolto i volontari, gli operatori qui del santuario, insieme ai padri ovviamente che qui abitano, davvero con tanto affetto. Oggi siamo qua in attesa poi di accogliere la testimonianza della Caritas sul prendersi cura, dopodiché scenderemo in seminario a Sarzana, dove passeremo la serata, la cena, poi la penitenziale in cattedrale di Santa Maria di Sarzana, dopodiché si partirà il mattino dopo, venerdì, per andare alla Spezia, giro della carità nei posti tipici della carità della Spezia, dopodiché nel pomeriggio arriveremo alla Terminal Crociere numero 2, dove saremo accolti da un fresco e da una testimonianza molto bella da parte dei due persone dei focolarini che ci offriranno una testimonianza sui prossimi beati genovesi e poi anche sulla quella che è l'esperienza di Nuovi Orizzonti. Dopodiché proseguiremo il cammino con il vaporetto e andremo a Porto Venere, dove ci sarà la celebrazione eucaristica, poi il grande concerto dei Gen Verde. Rientreremo al Palazzetto dello Sport, passeremo la notte e poi la partenza alla grande verso Roma tutti insieme per andare dal nostro Papa che ci invita e ci accoglie. Io mi auguro veramente tanto per il percorso che stiamo facendo tutti noi pellegrini, che l'incontro con il Papa sia per noi una risorsa, perché noi tanto dobbiamo imparare la devozione, dobbiamo entrare nella dottica della devozione. E spero anche che il percorso sia reciproco, cioè i vescovi che sono con noi imparino e venga loro suggerito come agire per i giovani. Il Papa ci ha chiesto di andare a Roma soprattutto per cercare un po' di aiutare soprattutto noi con questo cammino settimanale e poi per la Roma vedere tutta la comunità, tutti i giovani come noi che si radunano per lui, per Gesù soprattutto. Il Papa ci chiama a Roma per pregare per il sinodo dei vescovi, quindi ci chiede di metterci attorno a lui non tanto per mettersi in ascolto, ma anche perché noi possiamo pregare per questi vescovi che si incontrano per parlare di noi giovani, per aiutarci a camminare verso delle scelte radicali, no? Dove dobbiamo metterci in gioco con la nostra vita e non solo a parole.